Ti adoriamo Gesù, presente in questo sacramento dell'Eucaristia. Ti adoriamo Gesù. Signore Gesù, eccoci qui tutti davanti a te. A te la lode e la benedizione dei tuoi figli. Signore Gesù, che ti sei offerta per tutti noi peccatori. Signore Gesù, che hai pagato per tutti. Hai pagato per gli altri. Hai pagato per me. Noi ti ringraziamo e ti benediciamo. Questa mattina, agnello immolato, noi ti ringraziamo. Gesù, io ti ho ringraziato nella messa perché hai pagato per me e ti sei immolato. Ti ho ringraziato per i miei fratelli presenti. Hai pagato per tutti loro il prezzo del riscatto, dando la tua vita. Ho pregato per tutti gli uomini, hai pagato con la tua vita, di valore infinito, per i peccati. Hai sparso ancora una volta il tuo sangue questa mattina, in remissione dei peccati. Tu muori ogni giorno sui nostri altari, perché tutti noi abbiamo la vita. Ad un patto tu ci perdoni, che noi ci perdoniamo a vicenda. Signore, ti chiediamo perdono perché abbiamo peccato. Ti chiediamo perdono perché tanto sangue è stato sparso nel mondo e continua ad essere sparso. Ma abbiamo te che ti immoli per i nostri peccati. Signore Gesù, ad un patto i nostri peccati sono distrutti se noi distruggiamo il peccato del fratello con il nostro amore. Se noi ci perdoniamo, anche tu ci perdoni. Ma se noi non ci perdoniamo, i nostri peccati rimangono e il tuo sangue non scorre per noi, non è sparso per noi e moriamo nei nostri peccati. Signore, tu lo dici questo continuamente, lo dici in Giovanni, lo dici continuamente a noi. Ed ecco allora, questa mattina, noi piangiamo i nostri peccati. Noi ci perdoniamo a vicenda tutti i nostri peccati e li poniamo davanti a te perché siano distrutti. Sei qui presente in mezzo a noi, Goel, cioè colui che si offre il riscatto per la tua vita offerta. Noi viviamo. Gesù, quale immensa gratitudine dovrebbe essere la nostra, perché noi condannati a morte siamo stati riscattati, liberati dal carcere, siamo stati liberati per l'offerta che tu hai fatto della tua vita per noi. Gesù, ti siamo tutti grati e questa mattina vogliamo ringraziarti dal profondo del cuore. Oh Gesù, ti offriamo la nostra lode, il nostro ringraziamento e ti promettiamo di essere più buoni, ti promettiamo di volerci più bene tra di noi.
di perdonarsi a vicenda, perché questa è la condizione del riscatto. Chi non ama il suo fratello rimane nella morte. Da questo sappiamo di essere stati trasportati dalla morte alla vita. Se amiamo il nostro fratello, lo è posto questa condizione al riscatto. Signore, noi ci amiamo, ci perdoniamo, perché la tua vita scorre dentro di noi. Signore, in questo momento noi perdoniamo il fratello e la sorella che ci ha fatto del male. In questo momento perdoniamo tutti quelli che ci hanno offeso. In questo momento piangiamo tutti insieme i nostri peccati e gridiamo a te il nostro grazie, perché tu ci hai riscattati con il suo sangue. Ecco Gesù, le nostre cose sante, la nostra bellezza, la nostra gloria sono state devastate, le hanno profanati i pagani. O Signore, quanto peccato grava su noi, ma tu sei offerto per il nostro peccato e adesso tu ci esorti a guardare avanti, a non guardare il passato, perché tu sei offerto per noi, hai pagato per tutti noi, hai pagato in abbastanza. Signore Gesù, il tuo sangue è sufficiente per tutti i peccati del mondo. Il tuo sangue, Signore, è di valore infinito e tutti i peccati degli uomini sono distrutti dal tuo sangue prezioso. Il mio sangue, figli miei, ha un valore infinito. Tutti i vostri peccati possono essere distrutti e annegati nel mio sangue, e vi offro il mio sangue per voi. Ma adesso camminate, camminate coraggiosi avanti, camminate e lottate, perché questo io voglio dirvi questa mattina: lottate contro i vostri nemici, lottate per rifarvi una vita nuova, per gelare il mio regno. Figli, mostrate zelo per la legge, data la vostra vita per l'alleanza dei vostri padri. Ricordate le gesta compiute dei nostri padri ai loro tempi e ne trarrete gloria grande nel nome eterno. Abramo non fu trovato forse fedele nella tentazione e non gli fu ciò accreditata giustizia? Giuseppe, nell'ora dell'oppressione, osservò il precetto e divenne signore dell'Egitto. Guardate i vostri padri che hanno osservato la mia legge, ed io li ho fatti grandi, e adesso osservate la mia legge. Camminate nelle mie strade, camminate per le mie vie, non abbiate paura di nessuno, perché io vi esalterò. Camminate nella mia strada, combattete per il mio regno. Figli, siate valorosi e forti nell'osservanza dei miei comandamenti, del comandamento dell'amore, perché in questo sarete glorificati. O Signore, abbiamo parafrasato l'ultimo discorso di Matatia ai suoi figli. Signore, tu vuoi parlare a noi, il vostro passato ormai è distrutto nella mia infinita misericordia. Non guardate indietro,
perché chi guardi indietro mettendo mano all'aratro non è degno del regno dei cieli. Guardate avanti e camminate per la mia strada. La mia strada è larga davanti ai vostri occhi. Io vi do tanto da fare. Camminate, affermate il mio regno. Siate santi come io sono santo. Distruggete gli idoli davanti a voi. Distruggete tutto ciò che offende la mia gloria. Siate forti e coraggiosi, figli miei. Camminate con me verso il mio regno, dove il Padre vi aspetta. Signore Gesù, tu ci parli questa mattina. Adesso vogliamo guardare avanti. Ti offriamo intanto tutte le nostre miserie, tutti i nostri peccati, ti offriamo tutte le nostre malattie. Signore Gesù, quanti malati sono qui in mezzo a noi, quanti oppressi dal maligno sono in mezzo a noi. Noi ti li offriamo perché nel tuo sangue prezioso tutto sia distrutto, il male che il nemico nostro ha operato. E noi cammineremo con te. Signore, ti offriamo il male, perché il male sia tutto distrutto dal tuo sangue. E vogliamo camminare nel bene, Signore Gesù. Vogliamo camminare nella via della luce. Vogliamo camminare nella luce del mattino, perché tu sei apparso come luce in mezzo a noi, luce divina che brilli davanti ai nostri occhi. Noi vogliamo camminare davanti a te, rivestiti di luce, cammina nella luce, popolo mio. Noi vogliamo cantare a te, o Signore, questa mattina. Siamo ancora nella festa del Natale. Il tuo Natale è vita per noi. Tu sei nato per la nostra salvezza, per la nostra gioia. Anche se il nostro giorno degli innocenti è velato da un velo di mestizia, tu però, Signore, vuoi fare risplendere la tua luce su di noi. Signore, questi bambini sono nella tua gloria e cantano gloria a te. Anche noi vogliamo cantare gloria a te, che sei il Signore della vita. Signore, distruggi tutto il male che è attorno a noi. Questo ti chiediamo, distruggi i persecutori che attentano alla nostra vita, i grandi persecutori invisibili del bello, Signore. Distruggi il seminatore della zizzania che di notte tempo semina il male in mezzo ai tuoi figli. Distruggi tutti, o Signore, gli operatori del male, non gli uomini che sono sedotti, ma gli spiriti del male che girano attorno per seminare zizzania, per seminare il male. Signore Gesù, fa che i tuoi figli godano salute e pace, fa che i tuoi figli cantino, fa che il buon grano cresca senza la zizzania. Fa, oh Signore, che la nostra gioia sia piena, e questa mattina ti vogliamo gridare la nostra gioia, perché tu ci redenti col tuo sangue prezioso. Vogliamo ricordare il testo dell'Apocalisse, capitolo 6. Tutti erano bianco vestiti. Questi di dove vengono? Questi sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e cantano il cantico nuovo. Signore, noi vogliamo essere associati al canto dei redenti. Vogliamo cantare il cantico nuovo. Tu, Signore, hai fatto superare i tuoi figli la grande tribolazione
E questa mattina noi vogliamo anticipare il canto della gloria. Gloria a te, o Signore, gloria a te, agnello immolato, gloria a te, Signore Gesù, ora e nei secoli eterni. Alleluia. Cantiamo a te, che vincitore della morte, cantiamo a te che sei il padrone della vita. Tu hai dato la vita a tutti noi, o agnello immolato, e noi gridiamo il nostro grazie a te, perché sei il Dio della vita, e noi tutti siamo i viventi con te. Grazie, o Signore. Yiritianu karayena yaranna yurinanu Yirimiyana rayani anedina Emerantayani anu Nayarene yelarayona Neyurani mayararani madiyaro Nuki mira nayani ni aldara nayu Yali ni ari nayu venyalu yara Yara ni enu Gloria a te agnello immolato Gloria a te che siedi sul trono Perché il nemico è stato vinto ed annientato. Gloria a te che ci hai riscattato con il tuo sangue d'ogni peccato. Gloria a te che hai vinto il nemico. Gloria a te, Signore, che vinci sempre, che sguairi la spada contro i tuoi nemici e ci difendi dal grande dragone. Iurinu ania non aiurinia, ma iarinia naliu. Guardate, tempo di adorazione. Fratelli e sorelle, ricomponiamo la nostra assemblea davanti a Gesù e chiediamo la liberazione degli spiriti del male. Signore Gesù, fa che lo spirito di morte che serpeggia riconosca in te lo spirito della vita. Signore, caccia tutti gli spiriti di morte da questa sala, perché tu sei la vita. Signore, dà a tutti la speranza di una vita nuova. Ossa inaridite, ossa inaridite, svegliatevi, perché lo Spirito del Signore aleggia su di voi. O Gesù, tu sei la vita in mezzo a noi. Signore Gesù, vieni qui in mezzo a noi. Signore Gesù. Signore Gesù, metti la tua farina, metti il tuo pane dentro questa pentola di morte e tutto sarà risanato. Signore Gesù, metti te stesso, pane di vita, nella pentola dove c'è la morte, e tutto sarà risanato. Fa che tutte le erbe selvatiche siano così neutralizzate nel loro veleno, e tutti quelli che mangiano possono mangiare la vita. Lode e gloria a te, o Signore. Lode e gloria a te, o Signore Gesù. Adesso noi ci fermiamo un momento e vogliamo continuare la nostra riunione con il ringraziamento al Signore, con testimonianze al Signore, e riprenderemo poi secondo le indicazioni di Dio
tanti temi che per il momento tralasciamo. E allora, fratelli e sorelle, nella calma, nella serenità, nella gioia, stiamo davanti a Gesù. Egli è il datore della vita. Pensiamo a ringraziarlo e benedirlo per i benefici che Egli ci ha concesse. Chiediamo soltanto a Lui in questo momento di allontanare tutti gli spiriti di morte, tutti gli spiriti di disania, tutti gli spiriti cattivi, in modo che nella libertà dei figli di Dio noi possiamo ringraziare Lui e continuare nella nostra preghiera. Chi ha ricevuto qualche grazia durante questi giorni e pregato di glorificare Dio, siccome ci sono più di 7 persone che hanno ricevuto grazia del Signore in questi giorni, queste sono pregate di intervenire. Ecco, fratelli e sorelle, aspettiamo il vostro grazie per annunziare guarigioni. Sarà guarito completamente e da tanti anni e soffre, e da alcuni mesi che soffre terribilmente. Il Signore ha ascoltato il tuo gemito, e entro 3 giorni tu ti ristabilirai, glorifica il tuo Signore. C'è la guarigione di un lebroso. Noi non sappiamo chi sia questo lebroso, però il Signore comunica la guarigione di un lebroso. Si tratta di un uomo. Di quale forma di lebbra sia affetto non ci è detto chiaramente, però la sua pelle è lebrosa. Ed è da tanto tempo che è lebroso. Il Signore tocca e guarisce. Chi ha da dire qualche altra cosa di ringraziamento? Se non c'è nessuno, noi possiamo cominciare a leggere le suppliche e ad annunziare quanto il Signore man mano ci va dicendo per la vostra consolazione. Signore, ti preghiamo in questo momento, alleggerisci la sala da spiriti cattivi che girano, da spiriti che appesantiscono la prece nostra. Rendici liberi, o Signore, perché noi vogliamo lodarti e benedirti. Noi, nel potere che ci conferisce la Santa Madre Chiesa, comandiamo a tutte le forze del male di allontanarsi, di lasciare questo luogo, perché la nostra preghiera non si è impedita, non si è inceppata. Grazie, Signore Gesù. Rendi, Signore Gesù, gioioso questo nostro tributo di amore a Te, e accendi nel nostro cuore l'amore grande, l'amore che distrugge il peccato, l'amore che si esprime in canti di gioia. Alleluia. Spirito di Dio,
scende su di me. Spirito di Dio, quest'anno a questa comunità e a tutti quelli che sono venuti in questa comunità. La tua mano non si è accorciata e anche questa mattina vuoi dare qualche segno. Sì, oh Signore, perché tu vuoi... Fate silenzio, sono io che parlo. Signore mio Dio, metti a tacere la voce malvagia del maligno. Signore mio Dio, noi ti ringraziamo e ti benediciamo. Ti ringraziamo perché tu sei venuto qui. Sei venuto a guarire e a liberare. Sei venuto a consolare tante e tante persone che da ogni parte hanno diretto i loro passi a questo luogo. È stato un luogo di liberazione, di guarigione, di consolazione, dove tu hai elargito tante grazie, dove tu hai parlato al tuo popolo. E di questo noi ti ringraziamo vivamente questa mattina. Signore mio Dio, apri gli occhi nostri, perché noi vediamo te, apri le nostre orecchie perché ascoltiamo te, e anche che il pane della tribolazione sia sempre duro, anche che l'acqua dell'afflizione dobbia una bella stento. Signore, noi siamo contenti di vedere il tuo volto, di ascoltare la tua parola, di ascoltare e di mettere in pratica i tuoi insegnamenti. Signore, vogliamo camminare per la tua strada, non vogliamo declinare né a destra né a sinistra, e vogliamo abbandonare gli idoli. Noi diremo a tutti gli idoli di oro e d'argento, fuori. Noi non vogliamo idoli di oro né d'argento, vogliamo unicamente te, Maestro nostro, tu che sei l'autore della vita. Grazie, Signore, di quanto hai operato in mezzo a noi in questo anno. Grazie, Signore, anche per questa mattina, perché tu stai toccando una persona affetta da epatite B e la stai guarendo. Grazie Signore Gesù. Grazie Signore Gesù perché un forte dolore alle tempie che investe tutto l'occhio e una parte della faccia
all'istante scomparisce. Grazie, o Signore Gesù. Grazie, Signore Gesù, perché due cervicali se ne vanno via per il tuo intervento, e la persona che non sapeva muovere se non a stento la propria testa ad essere libera. Grazie, o Signore Gesù. Grazie, Signore Gesù, perché hai visitato la schiena di una persona che si era drizzata. Adesso senti un calore alla schiena e si sente bene. Grazie, Signore Gesù. Grazie, Signore Gesù, perché tu stai snodando così una due spalle, cioè le giunture delle braccia, per cui questa persona può liberamente muovere le braccia, che erano come anchilosate, come impedite dei propri movimenti. Grazie, Signore Gesù. Grazie, Signore Gesù, perché tu stai toccando alcune persone che hanno affetto del dolore agli arti inferiori. Grazie, Signore Gesù. Grazie, Signore Gesù, perché tu stai toccando il sangue che ritorna alla norma. Questa persona che ha avuto gli esami sballati rifaccia gli esami entro domani e vedrà che tutto ritorna alla norma. Grazie, Signore Gesù. Grazie, Signore Gesù, perché tu stai toccando il colon di una persona. Grazie, perché il dolore che sente non c'è più. Grazie, Signore Gesù, perché stai toccando l'ovaia di una donna e stai liberando questa donna da una cista all'ovaia, per cui essa può liberamente concepire e partorire. Grazie, Signore Gesù. E adesso, fratelli e sorelle, chi è stato colpito da queste parole, chi ha sentito la mano del Signore in testa, alle orecchie, sulle spalle, chi ha sentito la mano del Signore nel suo corpo, alzi la mano per glorificare Lui. Tanti sono stati colpiti, vediamo. Chi in maniera particolare aveva dei dolori forti, per cui non sapeva se doveva venire o no, e adesso non ce l'ha più. Vediamo chi di voi voglia testimoniare, perché è stato guarito dal Signore, seduto a stante. Vediamo. Qualcuno che venga qua e dica grazie perché mi hai guarito. Avanti. Se mi guarite e mi consoli sempre, grazie. Ti ringrazio per mio nipote che sono arrivati dalla Germania, che stava male di qua. Grazie, Signore, ti ringrazio sempre, Gesù. Parliamo adesso delle guarigioni che si stanno operando qui in mezzo a noi. In questo momento. Io non ho figli. Mi sono sentita toccare all'ovaio. Grazie, Signore Gesù. Allora, c'è una testimonianza scritta. Sorelle, il Signore chiede ancora una volta a questa assemblea il dolore dei propri peccati e chiede l'impegno nella pacificazione nelle famiglie. Sono due impedimenti alle guarigioni. Ma il Signore vuole soprattutto la guarigione dei cuori. Chiedete la guarigione interiore, non quella esteriore. Chiedete non il pane che perisce, ma il pane che non perisce. E io vi darò l'uno e l'altro. Signore, noi ancora una volta ti chiediamo perdono dei nostri peccati. Siete venuti, dice il Signore, per chiedere grazie materiali. Io voglio darvi la vita dello Spirito. Siete venuti carichi di peccati.
Io voglio liberarvi dei vostri peccati. Liberatemi dei vostri pesi. Chiedete il pane a me, il pane che non perisce, e avrete tutto il resto. Cercate la giustizia di Dio e il suo regno, e il resto vi sarà dato. Eppure la mia mano non si è accorciata su di voi. Ecco, tu tossisci da più di un mese. Adesso la tua pleura è dolorante. Tu hai un bruciore alla pleura. Io tocco la tua pleura e ti guarisco. Grazie, Signore Gesù. Sto toccando il tuo fegato. È ingrossato, le transaminasi sono alte, e così la bilirubina, e così tutti gli altri valori sono un po' sballati. Non temere, io tocco il tuo fegato, evito tutto ciò che danneggia il tuo fegato, io ti riporterò alla piena salute. C'è un male iniziale che io tocco e distruggo. La tua spalla ti fa male, è da tanto tempo che ti fa male, ma adesso sento una frescura alla spalla. Sono io che ti tocco e ti guarisco. Man mano che vengono annunciate queste grazie, se le persone hanno ricevuto realmente queste grazie, sono pregate di identificarsi per glorificare il Signore e accrescere la fede dei presenti. Io sto toccando il bruciore degli occhi di una persona presente, che sparisce in questo momento. Grazie, Signore. Chi è questa persona che ha il bruciore agli occhi e adesso non sente più questo bruciore agli occhi? È pregato di identificarsi. Grazie. No, dopo. Poi viene qua. Io sturo le orecchie di una persona che erano intasate, ha avuto un male, una forma di otite, e adesso ancora soffre per queste orecchie intasate. Io tocco le tue orecchie e tu ci odi correttamente. Se questa persona è presente, alzi la mano. Che ha sofferto le orecchie in questi giorni e ha avuto intasato l'orecchio destro. Questo orecchio adesso è stato toccato dal Signore e ci sente correttamente. Correttamente. Chi è questa persona? Vediamo. No, ce n'è una in fondo, dovrebbe essere. Avanti, agita il fazzoletto. Grazie Signore Gesù. E adesso fratelli e sorelle, noi ringraziamo ancora il Signore e lo porteremo in sala. Prego di fare un po' di spazio, perché il Signore ha legato alcune guarigioni a questo rito che noi facciamo a conclusione dell'anno. Ci sono altre guarigioni che sono qui scritte per dono di conoscenza, ma vorremmo che foste voi, prima che fossero annunziate, a dire: Signore, grazie perché mi stai guarendo. Poi c'è una persona che viene liberata dalle insidie del demonio.
questa persona la notte si sente legata e il diavolo la tormenta e fa tante cose scempie. Il Signore la libera da questo male, per cui lo spirito del male si allontana e questa persona dormirà sonni tranquilli, non sarà più così legata e nessun spirito cattivo abuserà da lei. Si trova all'ospedale di Santa Sofia, questo però, di Santa Sofia. C'è un risveglio di un ragazzo a Villa Sofia, è in coma. Grazie. Adesso fratelli e sorelle, adesso noi passeremo con te tra la folla. Signore, se c'è una persona che soffre di emorragia, tu vuoi guarirla, e da tanto tempo che soffre, le regole si ripetono ogni 15 giorni, e tutto è sballato il suo ciclo. Il Signore, oh Signore, tu vuoi toccare e guarire questa donna, appena tu passerai, essa si sentirà toccata da te. Signore, c'è una parola che tu suggerisci, paraplegico. Non sappiamo, Signore, che cosa vuoi fare di questo paraplegico, ma tu vuoi risanare o migliorare lo stato di questo paraplegico. Si trova in casa di una persona che è qui presente. Signore, ti ringraziamo intanto di quello che tu vuoi operare. Sì, c'è annunciata anche qui una guarigione di cuore. La valvola mitralica che dava fastidio adesso non darà più fastidio, e per un altro uomo le coronarie sono toccate dal Signore. Poi c'è un'asma bronchiale che il Signore tocca e guarisce. C'è uno stato di ansietà che produce turgore qui alla gola e dolore all'epigastro. Il Signore tocca e guarisce. Signore, ti ringraziamo di tutte le gravidanze di quest'anno, sono state più di 20 gravidanze, e ti ringraziamo anche che prima della fine dell'anno, proprio prima che scada l'anno, 30-31, tu metterai incinta una persona che aspetta da tanto tempo un figlio. Signore, grazie. Adesso, fratelli e sorelle, guardate il Signore che passa. Il Signore guarirà. Abbiate fede in Lui. Abbiate fede in Lui. Cantiamo, io ti dico che se tu credi, vedrai la gloria di Dio. Tuo marito ritornerà. Tuo marito ritornerà. Grazie, Signore. Abbi fede in Lui. Grazie, Signore Gesù. Io ti dico che se tu credi vedrai la gloria di Dio. Che hanno devastato la tua vigna. Signore Gesù, io ti presento tutte queste care persone che ti appartengono, perché sono state battezzate nel tuo nome, perché hanno ricevuto l'Eucaristia. Sottraile, Signore, all'influsso del maligno. Sottraile, Signore, alle malattie. Riporta la pace, Signore, nei loro cuori. Libera, Signore, dagli spiriti immondi, dagli spiriti di odio e di gelosia e di invidia. Libera, Signore, da tutti gli spiriti di morte. Libera, Signore,
la tua casa, liberi i tuoi figli, Signore, liberi i tuoi battezzati, o Signore, liberi tutti quelli che appartengono al tuo mistico corpo. Signore, purifica il tuo corpo questa mattina. Signore, guarisci i membri ammalati. Signore, ridona la pace ai cuori affranti. Signore, liberi i prigionieri. Signore, annuncia ai poveri la lieta novella. Signore, abbraccia tutti nel tuo amore e fa che tutti ritornino a casa con la pace del cuore, con la speranza di giorni migliori. Grazie, Signore, per quello che tu hai operato questa mattina, che tu continui ad operare adesso in mezzo a noi. Grazie, Signore, perché hai richiamato tanti morti alla vita. Sorge tu che dormi e Cristo ti illuminerà. Grazie, Signore, per questi spunti di conversione, per questi richiami che tu fai. Convertitevi, io mi converterò a voi. Camminate nella mia luce, camminate nell'amore e nel perdono, camminate, figli miei, perché i tempi sono cattivi, ma io sono in mezzo a voi, nei giorni del sole e nei giorni della tempesta. Verranno giorni bui per voi, ma io sono con voi, non temete. Verranno giorni bui per voi prossimamente, ma io sono con voi, non temete. Chi spera in me non resterà confuso. Legatevi a me, legatevi a me, io sono il vostro Signore e Salvatore. Abbiate fiducia in me, anche se l'epidemia farà del male, voi sarete legati a me, ed io vi salverò. Dio sia benedetto. Dio sia benedetto. Benedetto il suo santo nome. Benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio, vero uomo. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio, vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetto la Gran Madre di Dio Maria Santissima. Benedetto la sua Santa Immacolata Concezione. Benedetto la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria Vergine Madre. Benedetto San Giuseppe Celestissimo Sposo. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Ricordiamo che oggi tutti andremo a casa, perché sono ancora feste, abbiamo voluto fare questa preghiera di conclusione, ma tutti adesso siete pregate di tornare nelle vostre famiglie con la gioia nel cuore, con la speranza di giorni migliori nel prossimo anno 1996.